Ecco, cari giovani, è difficile credere in un mondo così nel 2000. Sì, è difficile. Non è il caso di nasconderlo. È difficile, ma con l'aiuto della grazia è possibile. È Gesù che cercate quando sognate di felicità, è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate, è Lui la bellezza che tanto vi attrae, è Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Oggi siete qui convenuti, per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui, Egli vi guiderà. Vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. C'è un proverbio in polacco, Jakim się stajesz, takim się staje. Polacy wam przetłumaczą. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu
dovrai diventare anche giovane. E saluto ancora una volta a tutti voi, specialmente quelli che sono più dietro in ombra, che non vedono niente. Ma se non potevano vedere, potevano certamente sentire questo chiasso ha sentito Roma e non lo dimenticherà mai.